Luciano D'Amico, ex rettore dell'Università di Teramo, già presidente della società di trasporto pubblico regionale TUA, a capo della coalizione di centro-sinistra allargata al Movimento 5 Stelle Patto per l'Abruzzo, prosegue la sua azione di ascolto sul territorio. Negli incontri con gli ordini professionali abruzzesi emergono le numerose necessità che il territorio ha. La necessità più impellente, ha sottolineato D'Amico, è sicuramente la richiesta di lavoro. La necessità più impellente di tutte è sicuramente una richiesta di lavoro, di posti di lavoro, di possibilità di costruire intorno ad un lavoro sicuro un progetto di vita, poter costruire un percorso professionale, quello che ci chiedono tutti i giovani e le giovani abruzzesi, e poi naturalmente il bisogno di avere dei servizi adeguati agli standard che in un paese civile nel 2024 è necessario mantenere, quindi un'assistenza sanitaria, i trasporti, il sociale, su cui negli ultimi anni sono stati fatti tagli eccessivi. Sono queste le esigenze, riassumerei nell'esigenza di immaginare uno sforzo corale, un impegno corale davvero per attivare quella fabbrica del futuro che molti abruzzesi ci chiedono di poter aprire al più presto, una fabbrica del futuro che sia in grado di pensare ad un Abruzzo che fra 10 anni, 15 anni, 20 anni riesca ad essere una terra ricca di opportunità, una terra inclusiva. Una terra in cui una comunità, sentendosi tale, riesce ad ottenere dei risultati che i singoli non potrebbero mai nemmeno solo concepire. Nei prossimi giorni proseguirà l'ascolto degli ordini professionali, in particolare commercio e artigianato, due voci importanti dell'economia abruzzese, due voci oltretutto però in sofferenza. In grande sofferenza per una serie di motivi. Per quanto riguarda il commercio, io ritengo che l'aver adottato dei modelli a noi del tutto estranei, aver privilegiato gli insediamenti dei grandi centri commerciali all'esterno delle nostre città, avendo a disposizione dei centri commerciali naturali, non sia stata una scelta oculata. E credo che sia necessario intervenire, perché ogni serranda che si abbassa, ogni vetrina che si spegne, abbiamo una strada che diventa meno sicura, meno elegante, meno meritevole di essere vissuta e di essere frequentata. Dobbiamo tornare a ripensare le funzioni del commercio e in questo senso anche le funzioni dell'artigianato. Artigianato non significa produzioni di limitata quantità, significa semmai produzioni di elevatissima qualità.